C'è un ospite speciale che, non, che anche lui vuole far parte del video oggi. Dai, Mafia, tu sei ospite speciale? Mafia. Ciao a tutti, Mafia. Ciao a tutti. In questo video volevo parlare della grammatica russa e dei verbi in futuro della lingua russa. Ho già fatto i video sui verbi, infatti vi lascio tutti i link sotto al video. In questo video finalmente parlerò di nuovo di grammatica russa e ho deciso di fare il video di approfondimento per quanto riguarda i verbi in futuro, perché tanti mi avevano chiesto soprattutto dei verbi in futuro. E poi da un po' non ne parlavo più. Tutti i video che ho fatto sui verbi diversi, riflessivi, vi lascio il link sotto al video. Poi parlerò anche di imperfettivi e di perfettivi, e quindi poi vi lascio il link anche sotto al video per quanto riguarda i tipi di verbo, tipologie di verbo. Nella lingua russa, come voi sapete, esistono due modi per indicare un'azione al futuro, o per dire due forme di tempo futuro, proprio perché esiste perfettivo e imperfettivo. Allora, nella lingua russa esistono due modi per indicare un'azione al futuro, voi sapete, o meglio dire due forme di tempo in futuro, come in tutti i verbi anche. Il cosiddetto futuro semplice per i verbi di aspetto perfettivo e il futuro composto per i verbi di aspetto imperfettivo. Le differenze di aspetto fra queste due forme sono le stesse che si presentano sia nel presente che in passato. Io credo avevo parlato di verbi in passato anche, poi lascio tutti i video sotto al video e facciamo anche il confronto. Vogliamo dire, Я буду читать журнал еще час. È stato scelto il verbo di aspetto imperfettivo citati, citati è leggere, e si desidera parlare del processo dell'azione. Quindi, come vi ho spiegato anche nel video, imperfettivo e perfettivo, quando si parla del processo e dell'azione è un verbo imperfettivo. Citati leggere è l'azione, e di conseguenza, per esempio, Я буду читать журнал еще час. Io leggerò in futuro giornale. Altra ora, cioè un'altra ora, ancora un'ora, ancora per un'ora. Я буду читать журнал еще час. Io leggerò il giornale ancora per un'ora. Я прочитаю журнал и дам его тебе. Questo è un altro esempio. È stato scelto verbo di aspetto imperfettivo per fare confronto con i verbi di aspetto perfettivo, prendiamo un verbo perfettivo che potrebbe essere sempre citati, ma messo imperfettivo sarebbe procitati. Si aggiunge il suffisso procitati. In questo caso, Я прочитаю журнал и дам его тебе. In questo caso si parla del risultato dell'azione. Quindi l'azione è finita e si parla già del risultato. Quando leggerò, dopo lo do a leggere anche a te il giornale. Questa sostanzialmente è la differenza. Poi, come avete notato, ci sono anche dei suffissi, come pro, per esempio, nel nostro caso procitat, che sono utili e fanno capire subito se è un verbo imperfettivo o perfettivo. Anche questo, anche nel video di perfettivo imperfettivo, io ho detto fate le domande al verbo per capire se è perfettivo o imperfettivo. Se risponde alla domanda sto делать, читать, allora è imperfettivo. Se risponde alla domanda sto сделать, прочитать, allora è un verbo perfettivo. Allora, la forma del tempo futuro dei verbi di aspetto imperfettivo sarebbe futuro composto, è composta da due verbi, perché non userete un solo verbo come in italiano, per esempio scrivere, scriverò, ma lo utilizzerete insieme a un altro verbo che sarebbe il verbo essere. Allora, la composizione è questa, la forma del verbo быть al tempo futuro è l'infinito del verbo principale. Sostanzialmente il tempo al futuro, verbo cambia per numero e per persona. Quindi, come i casi, я буду, ti будеш, они будут, quindi cambia la desinenza, usiamo il verbo budo, che sarebbe il verbo essere, cioè быть, al futuro. Я буду, ti будеш, они будут, мы будем,
eccetera. Voi lo sapete ormai questa composizione. E il verbo all'infinitivo, infinitivo del verbo. Quindi nell'imperfettivo il futuro composto być più infinitivo. Facciamo questi esempi. Ja budu čitati. Io leggerò. Ja budu čitati. Ti budiš čitati. Tu leggerai. Ti budiš čitati. On, она, оно будет читать. Он, она, оно будет читать. Lui. Lei leggerà. Мы будем читать. Noi leggeremo. Мы будем читать. Вы будете читать. Voi leggerete. Вы будете читать. Voi leggerete. И они будут читать. Loro leggeranno. Loro leggeranno. Они будут читать. La forma del tempo futuro dei verbi di aspetto perfettivo, che sarebbe il futuro semplice, non composto, si coniuga in modo semplicissimo, come la forma del verbo presente di aspetto perfettivo. Infatti farò degli esempi, così si capisce anche meglio. Si aggiungono le desinenze personali alla radice, quindi come se fosse il presente. I verbi di aspetto perfettivo cambiano per numero e per persona e si aggiunge il prefisso anche in questo caso. Per esempio, citaiu, presente, ed è imperfettivo. Citaiu, leggo. Ja procitaiu è perfettivo perché c'è il prefisso pro ed è futuro. Citaiu, procitaiu. Anche in questo caso possono cambiare le desinenze. Ti precitaes, on precitaet, eccetera. Un altro esempio del verbo, per esempio, pishu. Pishu, pisati, è scrivere. Presente del pisati, di scrivere, è pishu. Ja pishu, io scrivo. Per metterlo nel futuro perfettivo bisogna aggiungere il prefisso na. Na pishu. Ed è, diventa subito perfettivo in futuro. Ja pishu, presente imperfettivo. Ja napishu, futuro perfettivo. In questo modo cambiano i verbi. Però diciamo che le desinenze rimangono dei verbi in presente. Quando scegliamo la forma del tempo futuro dal verbo di aspetto perfettivo o da quello di aspetto imperfettivo, occorre partire dalle differenze di significato degli aspetti. La forma di futuro dei verbi imperfettivi si usa per indicare azioni che si ripetono nel futuro. Il processo dell'azione è per indicare il fatto che un'azione ha avuto luogo. Il futuro semplice, invece, si usa per indicare un'azione singola o risultato di un'azione nel futuro. Praticamente, per farvi capire le semplici regole per identificare imperfettivo e perfettivo, vi faccio degli esempi e vi indico delle regole fondamentali, semplici, che dovete ricordarvi e in base a quelli poi potrete a logica sempre arrivare qual è il tipo di verbo perfettivo o imperfettivo e cosa dovete mettere, composto, il futuro composto o il futuro semplice. Per esempio, per i verbi imperfettivi, che sono imperfetti, imperfettivi, ci sono tre regole fondamentali. Ci deve essere la ripetizione. Per esempio, ripetizione. Io scriverò il libro ogni giorno, cioè io faccio, sto facendo questa azione ogni giorno, ripetizione in futuro. Io scriverò il libro ogni giorno, ja budu, verbo budu, verbo infinitivo pisati, knigu každý deň. Ja budu pisati knigu každý deň. Io scriverò il libro ogni giorno, ripetizione dell'azione in futuro. La seconda regola è il processo. Я буду писать книгу еще два часа, che si sta svolgendo il processo in questo momento, quindi scriverò il libro per altre due ore, per due ore starò a scrivere il libro in futuro ed è un processo continuativo. Я буду писать книгу еще два часа, scriverò il libro per altre due ore. Terza regola è il dato di fatto, che è un fatto che non si può cambiare. Stasera scriverò il libro, che sarebbe, indica anche un po' la fine, per esempio finirò di scrivere. Stasera scriverò il libro, сегодня вечером я напишу книгу. Сегодня вечером я напишу книгу. Stasera scriverò il libro, è un dato di fatto.
Per riconoscere i verbi perfettivi, cioè non composti, futuro non composto, ci sono due regole semplici. Io vi faccio queste due regole con gli esempi. Prima regola è azione che si ripete una volta sola. Azione una volta. Per esempio, я напишу тебе письмо сегодня вечером. Io scriverò una lettera stasera a te. Ed è un'azione solamente che si ripete una volta sola, che io scriverò, lo finirò e basta. Io scriverò una lettera stasera. Я напишу è perfettivo, c'è il prefisso на. Я напишу тебе письмо сегодня вечером. Io scriverò una lettera stasera, basta. Un'azione si ripete una volta sola. Un'altra regola è il risultato, che ci deve essere il risultato. Per esempio, scriverò una lettera e la mando subito. Quindi il risultato sarebbe il mandare, che è finito l'azione, e il risultato è che mando la lettera. Я напишу письмо и сразу отправлю его. Scriverò una lettera e la mando subito. Я напишу, anche qui c'è il prefisso на, anche questo va ricordato, quindi il verbo non è composto, è semplice, però è perfettivo. Queste erano poche semplici regole che ho preparato per voi per farvi capire meglio quando si usa e quando non si usa il perfettivo, imperfettivo. Ho già parlato degli imperfettivi perfettivi, so che è un argomento non molto semplice, so che non tutti lo capiscono. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere che tipo di temi vi interessano in futuro per la grammatica russa. Fatemi sapere se avete capito tutto, se qualcosa non avete capito fatemi sapere così ve lo rispiego, magari faccio un video approfondimento o vi rispondo in commenti. Scrivetevi le vostre domande e idee sotto nei commenti sul mio profilo Instagram e sulla mia pagina Facebook. Spero che avete passato bene le festività, vi auguro una buona giornata, spasiba e do svidaniya. Ma? Ti sei addormentato? Ma fai?